lavorando per... grazie ai vigili del fuoco di Rivarolo che hanno voluto, ancora una volta, direi nel primo evento pubblico ufficiale del nuovo anno, ricordare quelli che sono stati i nostri quattro eroi vigili del fuoco che proprio a quest'ora, 64 anni fa, in questo preciso luogo, persero la vita nell'adempimento del loro dovere. Ed è doveroso un omaggio a questi nostri vigili del fuoco e con loro l'omaggio lo estendiamo a tutti i vigili del fuoco che continuano la loro opera grazie anche alla loro dedizione, al loro insegnamento. Io ringrazio i colleghi sindaci che sono qui presenti, saluto anche il collega di Rocca che ha dovuto per causa di forza maggiore andare via, ma è significativo che il territorio, i sindaci, le amministrazioni locali continuino dopo tanti anni a ricordare questi nostri concittadini. E devo dire che quest'anno è stato anche un anno particolare, perché grazie a quelle bellissime immagini che abbiamo sfogliato, che abbiamo visto, e quella bellissima storia, bellissima nel senso di storia vera, di storia che noi ogni anno ricordiamo, grazie all'autore Michele Sforza e grazie all'impegno dei Vigili del Fuoco di Rivarolo e del Comando Provinciale, abbiamo un ricordo che ci rimane in eterno, il ricordo dei nostri Vigili del Fuoco. Noi questa sera vogliamo ancora una volta ringraziarli per quello che hanno fatto, per il loro sacrificio e naturalmente, ripeto, ringraziamo tutti i Vigili del Fuoco di Rivarolo, del Piemonte, dell'Italia e del mondo. Grazie ai Vigili del Fuoco, viva i Vigili del Fuoco! Ringrazio tutti voi che siete qua presenti questa sera. Per noi è sempre un onore essere qua presenti il 2 gennaio per ricordare i nostri quattro colleghi che sono mancati. Sia per io che ormai sono già un vecchietto nei Vigili del Fuoco, ma anche per i giovani, che sia un'ispirazione per capire qual è il valore di essere un Vigile del Fuoco. Ringrazio tutti i sindaci qua presenti, le associazioni, gli IB, protezione civile, anche colleghi che sono qua presenti con noi. Quindi ancora un grazie a tutto, ringrazio sempre la presenza di Milano Domenico e di Porello Ezio, e che grazie a loro possiamo capire cosa è successo in quel tragico incidente e i valori di essere un vigile del fuoco. Quindi grazie mille, grazie Ezio che siete sempre qua con noi, grazie anche gli ex anziani del nostro distaccamento, e quindi grazie ancora a tutti voi e auguri e buon anno a tutti voi. Grazie.